a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi sceglierò due bath bomb a caso, quindi che sono là, quella è una cesta piena di bath bomb, quindi bendiamoci. Ok, e Melissa sceglierà due bath bomb, questa e questa. Ecco qua. Allora, vediamo cosa hai scelto. Ah, quello di Kuromi e quell'altro di che cos'è? Non si sa. Vediamo un po'. Ah, sono dei gattini. Questo sarà un personaggio dei cartoni animati giapponese, mentre questa è Kuromi. Di Kuromi. Che okay. Non è di Kuromi. Che Noemi ruberà come al solito. A posto. Allora, ci prepariamo per il bagno per farvi vedere l'apertura e la sorpresa che è all'interno di queste bombe da bagno che abbiamo comprato in Giappone. Guardate quante ne abbiamo comprate e vi dico, non sono tutte, perché ce ne abbiamo anche un altro po', un bel po'. Va bene, eccoci. Dei Pokémon. Dei Pokémon. Ci prepariamo per il bagno. Sì, ciao. Va bene, vai, forza. Puoi aprirle pure con le mani bagnate, non succede niente. A questa io ho fatto il segnetto, però quella è un problema. E vabbè, ti aiuto io, dai. Mamma, però. Sapevo questo. Lo faccio. Allora, abbiamo tolto la plastica anche. E questa credo che sia quella della Kuromi grigia. Allora, vai, butta in acqua questa Kuromi. Vediamo, colora l'acqua. Di nero. Tipo di nero, sì, ma un verde. No, non è verde, è proprio nero. È proprio nero. Quindi avremo l'acqua nera, perfetto. E a questo punto... mettiamo dentro anche l'altra. Io sto grattugiando. Vai, grattugia, tieni. Grattugiamo. Metti dentro anche l'altra. È già uscito. Sì, io grattugio. Wow. Guarda là, ancora si deve sciogliere. Allora, apriamola, dai, poi facciamo sciogliere pure l'altra. Poi vediamo di che colore viene l'acqua. È la curamina. Oh, che carina. È morbida. Morbida, ma è carinissima. Ragazzi, non sapete quanto. Si accende, ma si illumina. Che bellissima, quando la spingi si illumina. Poi si illumina di meno, così. Ah, e poi fa varie cose, nel senso rimane accesa oppure va a intermittenza. È carinissima. Aspetta, ah, mi è scappata, riprendila. Perché mi è scappata? Vediamo. Ha la consistenza di un fagiolo. Ha la consistenza di un fagiolo, perfetto. Fa varie cose. Oh, che carina. E adesso si spegne. E così si spegne. È bellissima. Allora, apriamo l'altra, forza. Ok. Eccola qua. Vai, prendi la bomba. Aspetta. E questa è la pallina che conteneva. No, davvero, YouTube, ti prego non bannarci, però questa cosa non l'ho fatta di proposito. Sembra pipì. No, non è bibi. Non lo è. Vai, l'altra bomba è di color azzurro. Azzurro, vai, buttiamola dentro. Vediamo un attimino come. Che colore è? Grattugiamo, grattugiamo. Grattugiamo. Poi vediamo definitivamente l'acqua di che colore è venuta. Per ora l'acqua è nera. Su nero, sì. Forse col blu. Adesso prenderà un colore un po' più carino. Un po' più bluastro. Qualcosa di più gentile. Comunque, non beh, certo. Sarebbe.
Non mi sembra molto credibile. No, vero, resta nera. Mi sembra sì. Comunque dal cellulare. Ma quel cane di rosa! Oh, che carino! No! Bella! Ciao amici! Ma guardiamola, che carina! Ma è carinissima! Sembra tipo My Melody. Sì! Vediamo. È piccolina! È piccolina, è carinissima! Comunque l'acqua è diventata un po' più bluastra, però. Non è sempre riesco, brutta. Carina. Che brutta. Morbida, no? Insomma. Che brutta. L'acqua, vero? È bruttissima. Sembra tipo... Non lo so, non so definirla. Sembra tipo... Se mi sta facendo il bagno nel petrolio. Vabbè, però dal petrolio sono uscite una Kuromi carinissima che si illumina e l'altra e la coniglietta carina che vanno a finire dentro la cestina delle tutte le sorpresine. In realtà era un bicchiere per afferro per adesso. Esatto, facciamo vedere quelle due bamboline che avevamo trovato l'altra volta che erano veramente carine. Io gli ho scambiato i vestitini, però in realtà il loro look originale è questo. Ah, sì, perché si possono scambiare, basta staccargli la testa. Decapitarli. Basta decapitarle e diventano, si vestono in un altro modo. Ecco qua. Hanno anche una base molto carina. Guarda, mettiamole qua così, ecco. Sono veramente carine queste bambine. Adesso le riscambiamo. Amo, perché è bellissimo. Perché poi se ne prenderemo ancora quando torneremo in Giappone, praticamente potremo fare. Melissa spera sempre. Un super esercito che ci di teniamo. Bambole che conquisteranno il mondo. Sì, con la pucciosità. Intanto quell'acqua è sempre nera. Le bamboline non approvano. No, vero? No. A loro non piace l'acqua nera. Questa è rimasta così. Loro sono colorati, sono felici. Guardate quanto sono carine. Sono kawaii. Sono proprio kawaii. Intanto io gioco con i molto carine. Non mi ricordo neanche come si chiamano queste bamboline. Avevano un nome specifico. Ragazzi, vi faccio vedere la mia intanto collezione di Pokémon che non so nessuno praticamente come si chiama. Bene, sì, perché noi lo diciamo ad ogni video. A noi Pokémon ci piacciono tanto, ma non sappiamo i nomi. Melissa tempo fa ha iniziato anche a giocare a Pokémon Go proprio per impararseli. E invece ancora, vabbè, abbiamo fatto una partita solamente, quindi bisogna però allenarsi. Abbiamo fatto anche il gameplay sul canale. Sì, esatto. E però niente, prima o poi capiremo come si chiamano. Guarda questi che qua. Carino. Questo è carinissimo. Abbiamo trovato altri Pokémon ieri che sono questi più piccolini, che saranno tutti delle evoluzioni, questo, immagino. No, questo forse non è un'evoluzione, ragazzi, scrivetemelo nei commenti se questo è un'evoluzione o no. Sì, infatti, ditecelo per favore, per favore. Allora, sono questi tre. Aspetta, li mettiamo in ordine, bene, ok, Carucci, Pucciosini e Cavaliere, sta dritto. Mi sa che il cavaliere dritto non ci vuole proprio stare. Sei un cavaliere, i cavalieri stanno dritti, altrimenti sei soltanto un Pokémon a caso che sta là a fare niente. Va bene, tutto. Dobbiamo stare 3 ore qui a guardare quello che non riesce a stare in piedi? No. Ah, vabbè, è questo il cavaliere. Questo è il cavaliere. Il cavaliere Pokémon. Perfetto. E qui ci stanno tutti gli altri. Questo è quello più figo, secondo me. Questo è fighissimo. No, però guarda anche questo è bellissimo. Ah, questo c'ha la canna da pesca. Si può? Sì.
che era compresa. Perché allora si mette un acqua. Una Pokéball qui, poi c'è un filo e c'è il Pokémon. Esatto. E quindi tu devi prendere. Lo agganci qui e poi su. E lo hai pescato. E il Pokémon, eccolo qua, piccolino, piccolino. E l'hai catturato la Pokéball. Esatto. Questo è un modo per catturare i Pokémon d'acqua. Ok, quindi riaggrovigliamo la canna da pesca. Riaggrovigliamola e mettiamo a posto. Ma come si fa a fare questo? Anche questo è molto carino, mi piace tanto. A me mi piace questo che è super teneruccio. Questo sì, è vero. Allora, questo... No, aspetta. Una cosa, questo e questo dovrebbero essere Pokémon di ghiaccio, di neve, di... E dovrebbero, sì. Però tanto noi non lo sappiamo, diciamo cose a caso. Eh sì. questo sembra Pikachu, con la pellicciotta. Sì. Poi sei sempre un Pikachu da qualche parte. Due Pikachu. Abbiamo tre Pikachu. Vabbè, di Pikachu ne abbiamo tanti. Anche perché i Pikachu sono quelli, i primi che abbiamo trovato poi. Le prime bombe da bagno che abbiamo aperto, mi pare abbiamo trovato Pikachu. Poi abbiamo trovato un doppione. E poi ne abbiamo trovato un altro. Però non era questo qua. Dov'è questo? Questo non era di una bomba da bagno, questo stava in una confezione con la palla, con la pallina, giusto? No. No, stava praticamente, c'aveva tipo un gelato e c'era lui che si volava giù. Però non era in una bomba da bagno questo, no. Questo non si trova nelle bombe da bagno. Ragazzi, aspetta, allora... Vi faccio vedere che abbiamo trovato nelle Bat Bomb e che no. Allora, nelle Bat Bomb abbiamo trovato lui, poi... Lui sarebbe... Lui... Poi... Lui... Lui... Che poi sono le varie evoluzioni, credo. No, questi due non sono evoluzioni. Ah, non sono lo stesso? Madonna mia, che ignoranza, ragazzi. Poi c'è... Ditemelo, insultatemi, non che fa niente. L'abbiamo già provato nella Bat Bomb. Ah, questa è la Bat Bomb, è vero. Poi c'è questo. Questo sì, del ghiaccio, dicevi, no? Sì. Poi questo. Ah, questo credo sia il primo che abbiamo trovato. Forse la prima Bat Bomb era questo, sì, mi ricordo. Poi... Uno dei primi video che abbiamo fatto, oltretutto, qua sul canale. E abbiamo chiesto di dirci che Pokémon era, ma non ci ha risposto nessuno. In realtà rimaniamo. Questo video non l'abbiamo neanche fatto, non avevamo neanche aperto il canale quando abbiamo... Non mi ricordo, devo andare a guardare. Vabbè, poi no, abbiamo i Pokémon e i Pikachu, che abbiamo trovati nei Bat Bomb. E poi abbiamo anche questo. Sì, vero, pure lui. Carissimo. Questo pure bellissimo. Quella è l'evoluzione di Bulbasaur. No, forse è l'evoluzione di Bulbasaur, ma anche di Ivysaur. Perché questo mi pare che viene dopo gli Ivysaur, e gli Ivysaur vengono dopo i Bulbasaur. Ah. Ok, me lo dice a me, ma è come se mi dicessi dimmi il teorema di Pitagora al contrario. E basta, poi. Ah, e questo, è vero. Poi gli altri invece li abbiamo trovati con varie cose che abbiamo comprato questo, in Giappone. Questo in Giappone, questi tre anche, poi anche questi qui.
insomma tutti in Giappone. Questi sono quelli che abbiamo trovato in Giappone e questi sono quelli che abbiamo trovato nelle bathroom. Esatto, quindi adesso vi salutiamo, Melissa fa il suo bagno, che veniamo comunque da una bella... Ecco qua, e fa il bagno con tutti i Pokémon. Tutti i Pokémonini. Quindi vi salutiamo. E ci vediamo al prossimo video. Ciao! E non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Sì, Meli Memi Mami. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao.